Nato nel 1931, l'Istituto Nostra Signora, ubicato in via Gabriele D'Annunzio 218 a Pescara Porta Nuova, è una presenza consolidata nel territorio che ha formato migliaia di giovani. Sono infatti molti i nomi della cultura, della politica, dell'economia e della giustizia e finanza che hanno dato lustro all'istituto, istituito dalle religiose della Compagnia di Maria, presenti in tutto il mondo. L'Istituto Nostra Signora di Pescara è sede di importanti eventi culturali ed educativi a livello regionale, nazionale ed internazionale. Un istituto che affonda le radici nel tempo, era il 1931. Il 1931 a Pescara, però come congregazione che educa è dal 1607, quindi sono 4 secoli di tradizione. E a Pescara nel 1931 è iniziato una piccola scuola, suore che venivano dall'Aquila e in seguito al terremoto si erano spostate qui, in questa zona disabitata di Porta Nuova. Hanno iniziato questa scuola e nel 1940 hanno però iniziato con il liceo scientifico, il primo di Pescara, perché in quei tempi era il liceo classico che andava per gli onori. E quindi è una lunga tradizione e nel tempo si è aggiunto un istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e poi nell'anno 90 invece è stato chiuso l'istituto e è iniziato il liceo linguistico europeo. Quindi questa vocazione alle lingue, al contatto con altre culture, con altri paesi che fa parte di Pescara, per il suo mondo commerciale, ma anche per la sua posizione, no? Sulle vie di snodo importanti tra nord e sud, con l'interno. Nell'ambito dell'iniziativa denominata Open Day, docenti ed alunni hanno accolto nella storica sede pescarese le famiglie per presentare le proposte educative. Cerchiamo un'educazione che sia nella vita e per la vita, quindi aperti al territorio, la scuola non è chiusa in se stessa, dialoga col territorio e anche che prepari alla vita, quindi alle sfide anche che si affacciano all'orizzonte. Quest'anno come novità sono i laboratori STEM, scienza, tecnologia, matematica, ingegneria applicate insieme, integrate. Sono piccole esperienze che però i ragazzi apprezzano e aiutano veramente a questo pensiero critico, questo pensiero capace di risolvere i problemi, no? Questo lavoro di gruppo, che sono le sfide di oggi. Una sfida educativa ha sottolineato ancora la preside, Suor Laura Schieroli, a cui il corpo docente, competente e costantemente aggiornato, risponde attraverso la formazione continua, il confronto e la ricerca di strategie didattiche mirate a soddisfare le esigenze più attuali per contribuire alla crescita dello studente. Leila Keshoud, insegnante di francese, innanzitutto parliamo di questo istituto, il Nostra Signora, che vanta una lunghissima esperienza con un'ampia offerta formativa. Sì, una lunga esperienza, un'ampia quindi offerta formativa che inizia addirittura con il liceo linguistico nel 1993. Il primo liceo linguistico ed unico linguistico europeo in Abruzzo, quindi ci teniamo molto, un indirizzo particolare dove viene insegnato ad essere cittadini europei, quindi questo è il primo obiettivo formativo. La dirigenza ci tiene molto ad avere 4-5 in questo caso insegnanti madrelingua, quindi tedesco, spagnolo, inglese, francese, tutti e 5 i professori sono di madrelingua, quindi non solo per una giusta fonetica, una giusta come dire, un giusto bilanciamento, calibramento dell'accento, ma anche per la cultura e la civiltà che rappresenta ogni paese. Il liceo linguistico europeo paritario, è stato detto ancora, mette a disposizione degli studenti un laboratorio linguistico all'avanguardia, dotato di 25 postazioni allievo. Il laboratorio rappresenta uno strumento didattico avanzato caratterizzato da grandi funzionalità sia linguistiche che multimediali per le esercitazioni con le lingue. L'insegnante, durante una lezione, usufruisce di specifiche opportunità operative, fra le quali dividere la classe in gruppi, controllare in qualsiasi momento il lavoro di ogni allievo per poterlo aiutare a superare eventuali difficoltà. Grande attenzione è stata posta infine alla certificazione linguistica. Nel dettaglio, che tipo di certificazioni vengono rilasciate qui? Allora, io posso parlare soprattutto di quello di inglese, facciamo il Flyers, facciamo il Movers, facciamo il CAT, il PET, il First Certificate, che diciamo che poi al liceo chiaramente la mia collega fa quello per le medie.
E quindi chiaramente già questi, se parliamo per esempio del first, già è un esame che anche i ragazzi all'università poi se lo trovano già fatto, addirittura non hanno l'obbligo di fare l'esame d'inglese durante il corso. Maria Letizia Ciglia, insegnante d'inglese. Che metodologia di insegnamento viene sì, applicata? Io ci terrei a dire che in questa scuola ci teniamo molto allo studio delle lingue in generale e per quanto riguarda, io mi occupo della primaria, della scuola secondaria di primo grado, e diciamo che è uno studio diverso, nel senso che non puntiamo esclusivamente sulla grammatica ma soprattutto sulla conversazione. Quindi già dalla prima elementare iniziano con piccole descrizioni di immagini che vedono sulla LIM e poi fino ad arrivare in quinta elementare che riescono a parlare. Per quanto riguarda, riallaccio un attimo quello che ha detto la collega per le certificazioni, perché già dalla quarta e quinta elementare ci sono le certificazioni del Trinity, quindi già i bambini sono in grado di parlare, di affrontare una conversazione con un insegnante di lingua inglese. Poi si prosegue, come diceva lei, con il Flyers e Movers per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, e anche lì puntiamo molto sulla conversazione, che è quello che ci interessa di più all'interno di questa scuola. L'apprendimento della lingua per avere uno strumento in più per, come dire, affrontare studi universitari ma anche il mondo del lavoro. Certo, il mondo del lavoro, ma soprattutto noi li mettiamo in grado di svolgere dei compiti di realtà, nel senso che la lingua è portata proprio nella realtà, quindi loro sono in grado di, per dire, non so, ordinare un biglietto alla stazione oppure di andare fuori e di saper parlare e di avere determinate competenze che servono all'esterno. La certificazione di lingua spagnola è la certificazione degli Istituto Cervantes, si chiama ADELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera. E questa certificazione va dal livello A1 fino al C2, infatti riusciamo ad arrivare a livelli molto alti, anche a livelli che non sono manco richiesti dal MIUR, per questo piccolo numero ridotto che possiamo praticare molto di più la lingua. In più facciamo anche altre attività in lingua, come partecipare al teatro in lingua spagnola, tedesca, inglese, e attività come l'Open Day di oggi della Torre di Babele. Leila Keshud, parliamo anche della certificazione in francese. Sì, quindi prepariamo al certificato DELF e DALF, quindi DELF è dalla A1 al B2 e poi C1, C2 e il DALF, che sono certificazioni che facciamo in collaborazione con l'Alliance Française. E dobbiamo anche precisare che adesso con la Brexit, adesso le colleghe di inglese si arrabbieranno, però diciamo che il francese sta ritornando un pochino in auge, quindi questa cosa può solo che farci piacere, sì, quindi viene offerto qui anche come seconda lingua. E devo aggiungere che al progetto di Nostra Signora c'è anche una certa verticalità, nel senso che abbiamo docenti che partono appunto in elementare, seguono i ragazzi alle medie, al liceo, ma anche all'università, perché noi abbiamo tre docenti che insegnano anche all'università, compresa me stessa, e quindi è anche un piacere seguire i ragazzi poi nel loro percorso universitario, soprattutto per chi poi sceglie di andare a una facoltà linguistica, e quindi questo è molto importante perché è quel rapporto di cui parlava la collega d'inglese che si instaura con i ragazzi, prosegue anche dopo, al di là anche della facoltà, devo dire, quindi questo è una cosa molto bella e molto, diciamo, caratterizzante di questo istituto. L'inserimento nella realtà produttiva, è stato detto ancora, è garantito dalle solide competenze linguistiche direttamente spendibili sul mercato del lavoro nel campo dell'industria, del turismo, dei trasporti, banche, commercio ed editoria. È titolo preferenziale per l'accesso alle scuole di specializzazione per interpreti e traduttori simultanei. I nostri licei garantiscono una formazione culturale completa ed una professionalità che permette di proseguire gli studi nell'ambito di qualunque facoltà universitaria o di accedere direttamente al mondo del lavoro. E siamo in compagnia di Chiara Cutilli del quarto liceo linguistico europeo. Innanzitutto, Chiara, perché hai scelto questo istituto? Ho scelto questo istituto perché è una bellissima scuola. Io frequento il quarto liceo linguistico, come è stato detto, e abbiamo tutti insegnanti madrelingua, quindi abbiamo una ottima formazione. E inoltre c'è una cura anche dal punto di vista morale della persona, quindi è un istituto che permette la formazione a 360 gradi, ma anche della persona. Alessio,
secondo liceo scientifico, anche a te la stessa domanda: perché hai scelto questo istituto? Perché ti valorizza anche molto la persona, valorizza anche, non vieni calcolato come un numero, ma vieni come persona, infatti ti qualificano in tutti gli aspetti, sia punti deboli ti potenziano e anche ti aiutano se hai delle difficoltà. Anche ci sono molte attività pomeridiane che puoi svolgere, tipo adesso abbiamo iniziato un corso, lo STEM, che permette di intraprendere anche a livello informatico vari settori, e possiamo anche rimanere il pomeriggio per studiare il pomeriggio a scuola e per fare i compiti del giorno successivo. Francesco Biello, secondo liceo linguistico europeo, qual è la lingua che ti piace maggiormente, Francesco? La mia lingua preferita? Soprattutto l'inglese, anche perché ora il mondo in cui viviamo adesso l'inglese è una lingua importante, fondamentale per ovunque tu vada, per qualunque paese del mondo, se parli inglese sei sempre preparato. In futuro mi piacerebbe andare a lavorare all'estero e vorrei prima frequentare un'università di lingue per allenarmi ancora un po' e migliorare, e per poi andare a lavorare per esempio in Inghilterra o anche in Spagna, mi piacerebbe. Vittoria Campobassi, del secondo liceo linguistico europeo, perché hai scelto questo istituto, Vittoria? Allora, mi sono ritrovata nella terza media a dover scegliere appunto un liceo e intendevo già andare in un liceo linguistico e ho trovato che questo liceo, l'Istituto Nostra Signora, sia il migliore almeno di questa città. Perché? Spieghiamo perché. Allora, intanto l'ambiente in cui ci troviamo. Siamo in pochi e veniamo seguiti molto attentamente, non siamo come nelle scuole pubbliche un numero, siamo una persona, io non sono due, tre, quattro, io sono Vittoria. E, dopo l'attenzione nella scelta dei professori, quindi un altro confronto con le scuole pubbliche, si scelgono lì i professori appunto per una graduatoria, qui le suore appunto scelgono specificatamente i professori a seconda delle loro qualità, si scelgono per il merito, quindi sì, mi sono trovata molto bene in questa scuola. Dopo per esempio noi abbiamo dall'infanzia, dall'asilo fino al superiore, alle superiori, però tra noi, per esempio, anche uno del quinto liceo parla tranquillamente con uno del primo. Sono a disposizione degli studenti sale audiovisive, biblioteca e videoteca, postazioni internet dislocate negli ambienti ad uso degli studenti, aula informatica multimediale, palestra, ambulatorio medico, campo sportivo polivalente, sala conferenze, teatro, cappella, giardino ed un ampio cortile interno, nonché il servizio mensa. E siamo in compagnia di Rosaria Fasanella, insegnante della classe quinta della scuola primaria. Abbiamo visto un bellissimo rapporto con questi bambini, davvero educati ma molto vivi e dinamici. Sì, in realtà diciamo che la peculiarità della nostra scuola è proprio quella, diciamo, noi poniamo molta attenzione alla didattica ma soprattutto alla persona, quindi ci interessa molto il bambino in tutte le sue sfaccettature, quindi dall'emotività alla parte sociale, alla comunione con gli altri, anche la parte religiosa anche non manca, perché essendo una scuola cattolica diciamo ci interessa molto anche la crescita, diciamo, del bambino da questo punto di vista. Quindi diciamo la nostra scuola offre diciamo gli insegnanti diciamo si offrono, si danno proprio per il bambino in toto. Esatto, un percorso che inizia qui con la scuola dell'infanzia ma che poi potrà andare avanti nel corso degli anni fino ad arrivare alle scuole superiori. Sì, magari diamo questa continuità, diciamo cerchiamo di prenderli dall'inizio insomma fino alle superiori, e quindi cerchiamo di offrire tutto il percorso, e anche perché c'è un rapporto tra gli insegnanti per ogni ordine e grado che insomma non può far solo del bene al bambino. L'istituto Nostra Signora di Pescara vanta una struttura ampia, accogliente e funzionale, sempre tesa a favorire l'innovazione e la ricerca, pronta a rispondere con attenzione alla lettura dei bisogni del territorio. I costi sono abbastanza ragionevoli, tenendo conto della situazione attuale. Se ci aggiriamo sui 170 euro mensili per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, su 230 diciamo, per la scuola superiore. E noi cerchiamo veramente un'integrazione delle diversi ceti sociali,
per una società veramente solidaria, un mondo più fraterno, è quello che noi cerchiamo, no? di vivere qui dentro e di portare poi fuori come modello. Abbiamo ascoltato alcuni ragazzi, complimenti, molto maturi, molto preparati, i quali hanno sottolineato un aspetto che mi ha colpito. Qui non siamo un numero, siamo trattati per quello che siamo. Sì, la personalizzazione, anche questa è una delle caratteristiche che ci accompagna da sempre. Anche quando erano più numerose le classi, sempre si cerca di conoscere l'alunno, di accompagnarlo in quelle che sono le sue necessità, aiutarlo a riconoscere i punti deboli e valorizzare i punti forti. E questo fa sì che veramente sia un rapporto da persona a persona. E veramente gli insegnanti sono bravi educatori, sanno cogliere questo aspetto del nostro progetto educativo e lo mettono in pratica con passione.